Questo programma è offerto da Sarà un autunno caldo per gli automobilisti palermitani. La città infatti si sta preparando per diventare un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Oltre ai lavori del tram che prevedono la chiusura di Corso dei Mille, inizieranno i lavori che riguardano il disinquinamento delle acque del porto industriale. I lavori, realizzati con 24 milioni di euro, riguarderanno la zona di acqua dei Corsari e consistono nella captazione degli scarichi fognari e nell'adduzione al depuratore. Protagonisti assoluti saranno centinaia di tubi d'acciaio dal diametro di un metro, che saranno collocati a partire dai cantieri navali fino al depuratore di acqua dei Corsari. I lavori inoltre interesseranno anche tratte di via Roma, via Cavour, via Amari e via Messina Marine. È guerra tra la regione e l'acqua Geraci. Secondo quest'ultima, infatti, i funzionari della prima starebbero facendo di tutto per non rinnovare la concessione idrica all'azienda Madonita. Attraverso una nota l'azienda fa sapere che si ritiene vittima di ingiuste condotte discriminatorie e burocratiche. In parole povere, non sono stati avviati procedimenti di proroga trentennale e potenziamento della propria concessione, che scade il prossimo novembre. Nonostante l'azienda abbia acquisito tutti i pareri favorevoli grazie ad attività istruttorie iniziate nel lontano 1990. Sempre nella nota si legge che l'acqua Geraci si difende dall'accusa di ostruzionismo mossa dalla regione, che l'accusa di non voler trovare un accordo, citando i fatti del 2013, quando l'allora dirigente del Dipartimento dell'Energia Maurizio Pirillo aveva indicato una soluzione che garantiva il fabbisogno idropotabile del comune di Geraci Siculo e le legittime esigenze dell'azienda. Nonostante ciò, il procedimento non viene concluso da alcuni funzionari che avevano approvato la proposta. Novembre non è poi così lontano e per il bene dei cittadini di Geraci Siculo bisognerà trovare in fretta una soluzione che soddisfi tutti. L'amministrazione comunale ha disposto che una squadra degli uffici dei lavori pubblici intervenisse subito per la pulitura di caditoie e tombini al fine di evitare pericoli dovuti a intasature. Ieri una squadra di dipendenti comunali formata da tre operai, un autista e un caposquadra sono intervenuti nella frazione marinara di Aspra ed hanno ripulito nel corso di tutta la mattinata oltre 20 pozzetti tra caditoie e tombini. Gli operai sono intervenuti sul lungomare ed in altre zone estraendo dai tombini un'enorme quantità di polvere, foglie, detriti, piccoli rifiuti e terra. Si è cominciato con le zone prioritarie dove possono verificarsi allagamenti e si proseguirà nei prossimi giorni. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. La
La crisi non risparmia nessun settore, nemmeno quello alberghiero. Ecco che così infatti spunta un'altra vittima della pessima economia di questi ultimi anni. Questa volta a chiudere i battenti sarà l'Hotel La Torre, famoso albergo situato nella borgata marinara di Mondello. L'hotel però chiuderà soltanto durante l'inverno, da novembre a febbraio, per poi riaprire le porte ai clienti nel periodo da marzo ad ottobre. Questa scelta però comporterà sacrifici per il personale dell'albergo. Dei 32 dipendenti, infatti, resterebbero solo il direttore e il suo vice, 3 manutentori e un fattorino ai piani. Per gli altri, invece, resterà la piccola speranza di poter poi riprendere servizio durante la prossima stagione estiva, sperando in una buona affluenza che faccia dimenticare le perdite registrate nel settore alberghiero e turistico. Il Movimento 5 Stelle, attraverso un evento creato sulla piattaforma digitale di Facebook, ha informato la cittadinanza riguardo l'evento Guerrilla Gardening sul rettifilo. Finito il mese di agosto, finite le ferie e il relax, si torna alle nostre azioni di sensibilizzazione sul territorio. È questo quello che appare nel post dei pentastellati pubblicato su Facebook. Molti di voi ci hanno chiesto di continuare il lavoro iniziato sul rettifilo, corso Baldassarre Scaduto, e noi non ci tiriamo indietro. L'appuntamento è per domenica 7 settembre di fronte alla pompa di benzina Eni. Non mancate, munitevi di guanti, sacchetti, scope e palette. Giuseppe Di Salvo ha conquistato il gradino più alto del podio per il secondo anno consecutivo nella finale dell'UCI World Cycling Tour, il mondiale per ciclomotori che nel 2014 si è tenuto in Slovenia. Dopo il successo del 2013 a Trento, in vetta al Monte Bondone, il bagherese si è ripetuto domenica 31 agosto a Lubiana, ottenendo così l'ambita maglia iridata, il più alto riconoscimento per ogni corridore. L'atleta del Velo Club Maggi 1906 aveva staccato un biglietto per la finale aggiudicandosi nel mese di giugno la Marathon Frania proprio a Lubiana, forse un segno del destino per il trentenne siciliano che ancora una volta è stato capace di mettere la propria ruota davanti a quella degli avversari. Un grande successo per Di Salvo e per tutta la formazione versiliese, supportata in questa grande esperienza da Vers Cycling, che ha contribuito significativamente alla partecipazione degli atleti della squadra toscana in numerose prove di livello internazionale, fino a conquistare il titolo mondiale. Sono profondamente orgoglioso quando apprendo notizie del genere, ha dichiarato il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque. Quanto vorrei che Bagheria balzasse agli onori della cronaca sempre più spesso per successi e trionfi come quello del nostro concittadino che insieme ad altri grandi sportivi bagheresi illumina la città di luce positiva. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! La, la, la.
Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Si è tenuto ieri sera il saggio di danza della SD Paladins. Il saggio, che ha subito una variazione nelle date e che si è svolto il 2 settembre al posto dell'1 settembre come appare sul programma dell'estate ficarazzese, ha avuto un notevole pubblico. Prima però ad intrattenere quest'ultimo ci hanno pensato i due rapper villabatesi Skit44 ed Erika, che dalle ore 21 in poi hanno lietato i presenti con la loro musica libera. Dopo di loro il saggio di danza della SD Paladins di Villabate, che ha visto esibirsi numerosi ballerini di svariate età, dai più piccoli ai più grandi. Tante le esibizioni, dalla danza classica a quella moderna, da quello latino a quello standard, da quella caraibica, cubana e portoricana al tango argentino. Grande presenza da parte del pubblico, che potrà rivedere uno spettacolo simile ma da parte della scuola SD Passione Danza venerdì 5 settembre alle ore 21 presso piazza Giovanni Paolo II a Figarazzi. Dal 3 al 7 settembre le strade di Cefalù diventeranno un simposio di arte contemporanea. Decine di artisti per 5 giorni creeranno le loro opere in forma di pittura, scultura, foto e disegno nelle loro postazioni personalizzate. L'iniziativa è stata promossa e ideata dal comune con l'obiettivo di far diventare Cefalù città degli artisti, tendendo a trasformare in un linguaggio artistico le tradizioni, l'arte, la storia ed alcuni degli scorci più caratteristici del centro storico. La promozione delle nostre bellezze artistiche e paesaggistiche, spiega il sindaco Rosario Lapunzina, passa attraverso le opere degli artisti locali e internazionali, che, con la loro estrema sensibilità, portano i nostri luoghi e le nostre tradizioni in tutto il mondo, salvaguardandone la memoria. Il lavoro degli artisti consentirà ai cittadini e ai turisti di assistere a una mostra itinerante per le vie del centro storico. Il lavoro degli artisti consentirà ai cittadini e ai turisti di assistere a una mostra itinerante per le vie del centro storico, ha poi concluso il sindaco. Le opere realizzate durante il simposio resteranno in esposizione temporaneamente all'interno dell'ottagono Santa Caterina in Piazza Duomo. Organizzato dalla Rettoria di San Giovanni Decollato in collaborazione con Sicilia Antica ed inserito nel programma Mafia, Antimafia e Legalità, promosso dalla stessa Rettoria con il patrocinio della Fondazione Giovanni e Francesco Avalcone, si terrà oggi, mercoledì 3 settembre 2014, alle ore 17.30, presso la chiesa di San Giovanni Decollato, in piazzetta San Giovanni Decollato, zona cattedrale a Palermo, una mostra fotografica in memoria di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, Domenico Russo, a 32 anni dalla scomparsa. La mostra è a cura del fotografo palermitano Antonino Giordano. Dopo la presentazione di Leonardo Mancini della chiesa di San Giovanni Decollato e di Alfonso Locascio della presidenza regionale di Sicilia Antica, sono previsti gli interventi di Augusto Cavadi, docente di filosofia, di Salvo Palazzolo, giornalista del quotidiano La Repubblica, e del teologo Cosimo Scordato. A seguire, alle ore 19, sarà proiettato il film 100 giorni a Palermo di Giuseppe Ferrara. L'ingresso è libero. Questo programma è stato offerto da un saluto a tutti.
tutti gli studenti che si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza e che seguono numerosi il meteo.it. Previsioni per mercoledì 3 settembre, il ciclone Elettra insiste sulla nostra penisola ancora con piogge, soprattutto al centro-sud e qualcuna anche al nord. Ecco il dettaglio: al nord cielo in prevalenza nuvoloso su gran parte delle regioni con deboli piogge che interesseranno soprattutto le zone centro-meridionali della pianura padana e localmente il Trentino Alto Adige, più soleggiato in Piemonte, Liguria e Venezia Giulia. Al centro nuvolosità diffusa con precipitazioni a carattere di temporale sulle coste adriatiche e sugli Appennini, locale piovigine in Toscana, parzialmente nuvoloso sul Lazio e ampiamente soleggiato in Sardegna. Ed eccoci infine al sud, sempre perturbato su buona parte delle regioni con piogge più intense sui settori adriatici. Attenzione al Gargano e al Salento, precipitazioni frequenti anche sul basso Tirreno, fenomeni più deboli nel corso del pomeriggio. Venti sempre moderati o forti dai quadranti settentrionali su gran parte dei bacini, temperature minime che non subiscono particolari variazioni, con valori che saranno compresi tra i 13 e i 24 gradi su tutta la penisola. Durante il giorno ci attendiamo 22-28 gradi al nord, tra i 21 e i 29 gradi al centro e 20-28 gradi al sud. L'aggiornamento si conclude qui. Elettra continua ad agire al centro, ancora con tanta pioggia e temporali. Scopri se la tua città sarà raggiunta dalla pioggia scaricando la nostra applicazione per cellulari. Il meteo.it è sempre vicino a te. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 3 settembre, si ricorda San Gregorio Magno. Il nome Gregorio deriva dal greco Gregoros, che vuol dire essere sveglio, essere allerta, significa quindi attento, guardingo. Dice il proverbio: vegliare alla luna e dormire al sole non fa né pro né onore. Sono nati oggi Ferdinand Porsche, Marco Baldini, Natalia Estrada. Il 3 settembre 1777, per la prima volta a Crooks Bridge in Maryland sventola la bandiera americana. Nel 1967 in Svezia il traffico passa dalla guida a sinistra a quella a destra. Tutta la circolazione dovette essere riconfigurata per permettere al traffico di fluire. I mezzi pubblici e le vetture private furono modificate o sostituite. Infine, il 3 settembre 1976, la sonda spaziale Viking 2 atterra su Marte e scatta le prime foto ravvicinate e a colori della superficie del pianeta rosso. Miguel de Cervantes ha detto: molti poco fanno un tanto. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 3 febbraio. Ariete, la luna abbraccia Urano nel segno rendendovi propensi ad agire più avventatamente. Datevi una regolata e se necessario tirate il freno a mano. Avrete voglia di fare qualcosa di diverso dal solito, se potete sul lavoro prendete un giorno di ferie. Toro, con Saturno contro cercate di evitare progetti e spese non preventivate. Siete anche disponibili a sacrificare un po' del vostro tempo e denaro, forse dovreste rassegnarvi in questo periodo a fare le cose più per dovere che per piacere. Gemelli, la luna in Ariete sarà vostra alleata e riuscirà a rasserenare il cielo pieno di nubi. Con l'avanzare della giornata vi sentirete pervasi dalla serenità. Anche Marte depone a vostro favore, regalandovi successi anche insperati nello studio e nel lavoro. Cancro, la luna vi fa boccacce, ma con Giove che transita nel segno, dopo le tribolazioni passate sia nel lavoro che in amore, state riprendendo a respirare finalmente. Ci sono in vista per voi molteplici gratificazioni meritatissime. Godetevele. Leone, nel portare avanti i vostri programmi non concentrate le energie solo nell'azione, ma chiedetevi il perché dei fatti che state affrontando. Ricordate che niente capita a caso, anche se non si vede c'è un filo che unisce il senso delle cose che viviamo. Vergine, la capacità di attingere alla riserva di energie che possedete quando dovete affrontare ostacoli ed avversità sarà invidiabile. Vorrete esercitare fascino sugli altri, ma nello stesso tempo non avrete voglia di mettervi in gioco più di tanto. Bilancia, la luna in opposizione dal segno dell'Ariete vi tartassa e l'indecisione e la tristezza potrebbero catapultarvi in situazioni fastidiose. Possibili discussioni in famiglia vi giudicheranno poco ragionevoli.
in effetti sarete un po' banderuole. Scorpione, Saturno nel segno vi rende esigenti nei confronti del partner, ma nello stesso tempo ostacola la capacità di donarvi all'altro senza riserve. La vostra situazione affettiva è un po' tormentata, difficile, ma non è forse così che piace a voi? Sagittario, la Luna sta con voi insieme ad Urano e Marte, un mix che produrrà una miscela vincente per affrontare e risolvere i problemi lavorativi. La vostra resa professionale aumenterà se deciderete di valorizzare competenze e naturali capacità. Capricorno, anche se siete legati a filo doppio alle vostre abitudini, quando immetterete nella vostra vita uno sprazzo di rinnovamento vi sentirete rinascere. Ricordate che le persone in gamba hanno capacità di affrontare qualsiasi evenienza capiti nella vita. Acquario, giornata che prende quote più accettabili grazie ad una luna ben disposta nei vostri confronti. La vostra energia ne esce rafforzata, gli amici vi convinceranno a mettere il naso fuori casa per un dopo cena insieme, vi divertirete un mondo. Pesci, fate sì che la giornata scorra caratterizzata da uno speciale connubio tra pensiero e spirito, si moltiplicheranno le occasioni di contatti umani, scegliete meglio però le persone che deciderete di far entrare nella cerchia delle vostre amicizie.